Non ci sono. Un attimo. Ok, grazie di avermi avvertito. Sei con la musica di Dark Souls, quindi lasciassimo stare. Perfetto. Spettacolo questa musica comunque. Oi. Uè, bro. Oh, eccoci qua. Allora, ti avviso che siamo subito in live, quindi se devi dire qualcosa di sconcio, per favore non farlo, perché sennò Fede si incazza. Peccato. Purtroppo. Per il resto, ti avviso che, vabbè, come già avevo avvertito prima, questa sera aiuteremo Fede a fare in diretta il personaggio per una speedrun. Sì, infatti. Va Guarda, benissimo. dobbiamo creargli la classe più sfigata che ci sia, quindi io pensavo all'Araldo, tendenzialmente. Proprio basilarmente, perché con il discriminato paradossalmente lo aiutiamo perché è la classe da speedrun, per cui... Praticamente sì, era più versatile in assoluto. Esattamente. Ah, sì, per me non ci sono problemi, ma Fede dov'è? Fede, non lo so, mi ha lasciato qua a prendermi cura della musica. Tanto... Bro, Guarda. Ci Se volevi saperlo, ci siamo! sono. Ci Ullala. siamo! Ma Ci sono anch'io su ciao! Dark Souls, sto giocando anch'io mentre sono in live. Mentre Ah, guardi ma la live, pensa. bene. Ciao ragazzi, allora. Allora, è stato difficile. È stato un parto. Chi manca di voi che dovete creare il mio personaggio? Manca Andrea. Manca... Sì, ma ha detto che ci raggiungeva più tardi. Va bene, allora sarete voi a creare il mio personaggio. Scusate un attimo, ragazzi, che controllo delle cose. Vai, vai, Ma sono tranquillo. appena stato evocato in un altro mondo. Sai che cazzo devo fare? Benissimo. Come spirito lucente, cioè comunque come spirito luce. Che cazzo devo fare? Perfetto, l'audio è Devi ammazzare perfetto. l'invasore. Ok. Ammazzare? Io devo ammazzare? Allora, eccoci Ah. qui. Dimmi prima in che zona sei stato evocato del mondo. Le mura di Lothric, del castello, la Ah, zona easy. iniziale. Easy, easy. Ragazzi, Sì, ma dobbiamo... Ah no, è vero. Non dobbiamo usare né Pedo 2000 e né il riccio. Qua si fa nuova partita. No. Yes, indeed. Id. Che belli gli abomini It is scordati. called Ah, è Lothric. vero? Fatemi controllare Vabbè. l'audio sempre. Where the transitory lands of the Lords of Cinder Comunque, Zama, perché converge. guadagno meno anime se sono nel mondo degli altri? Guadagni meno anime perché funziona lo stesso ragionamento di quando Inventuring evochi north? un compare per ammazzare i boss, fondamentalmente. Che bello tornare a Proviamo. bestemmiare. The old words. Ah, vedi, non Proviamo. vedevo l'ora, eh? Dove cazzo è andato sto The scemo? fire Io sono stato evocato in fades. un mondo, ma non vedo nessuno. Shh, Let the ragazzi, zitti. lords go without thrones. Boh. Vabbè. Che è successo? Skippato! Perché non Perché avevo lo voglia di ammazzo. guardarla per la 10.000 volte. Ok, ragazzi, nome. Allora, il nome io ce l'ho. Vai. No, 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 mi sa che non è conforme alle norme di Twitch. Ok. Addirittura, subito. Scrivilo su Discord, che tanto io non posso vederlo. Ce l'ho, Fede. Scrivilo su Discord.
Allora. Minchia. Eccolo. Ciao zio. Quale nome? Quale nome allora? Allora, Fede, pronto? Sì. Senti qua cosa ti propongo. Va bene. Loredana cazzo a banana. Loredana cazzo a banana. Dai, non puoi dirmi di no. Non ci sta banana. No, che peccato. Gino Buonvino. No, so io come chiamarlo. Gastani Frinzi. No. Gastani Frinzi. Dottoressa Gastani Frinzi. Senti, Gastani Frinzi, lo sai che se ti trovo in giro in macchina io ti tiro sotto? Allora, sesso. Tanto? Tanto, tantissimo. Rigorosamente femmina, perché deve essere ancora più svantaggiata. No! Femmina, va benissimo. Aspetta, ma cioè, sono abilitate le battute sessiste? No, non sono abilitate. Cazzo. Peccato. No, mi dispiace per te. Allora, classe. Classe Araldo. Araldo. Perché proprio devi essere la cosa più svantaggiata di questo mondo. Non è vero, l'Araldo è carino. Ma insomma. Oppure sta evocando un altro fantasma. Facciamo fare. Ragazzi, concentrati. Ti facciamo fare o l'Araldo. O l'Araldo oppure. Io ti farei fare il piromante. Però secondo me tu lo sai usare. Sì, lo caro, so usare. Io so usare tutto. Anche l'Araldo. Lo so usare. Anzi, l'Araldo ha 11 in fortuna, quindi mi avvantaggi e basta con 11 in fortuna. Vabbè. Ma se facessimo un classicissimo cavaliere, la cosa no, troppo avvantaggiato. Iniziano i più i propri. Siete sicuri? Io ti farei fare mago, giusto per vederti proprio schifare a inizi. Mago? Sei sicuro, mago. Riccardo? Perché? Sei sicuro? È successo? Sì. Secondo me lo stregone lo sa usare molto bene, Fede. Dici? Sì. Ragazzi, sì, l'unico grado sfida forse... non lo so. Ragazzi, dovete scegliere voi. O mi avvantaggiate o basta. Voi non scoprirete mai qual è l'unica classe che non ho mai giocato su Dark Souls 3. Vedi per fare il ladro allora. Ladro. Dai. Non è lui che ha mai fatto il mercenario. Dici? Non lo sappiamo. Mercenario. Io dico il mercenario. Non lo so, che cazzo... Io dico ladro. O ladro o mago. Volete fare il mago allora? Facciamo il mago? Lo so. No, il mago lo sai usare troppo bene, fermo. Ma non lo sai, non lo puoi sapere. Oh, ma aspetta, Fede. Ma io, scusami, visto che ho lasciato un simbolo di evocazione alle mura di Lothric, tu volendo potresti evocarmi. Allora, no, perché non possiamo avere più di 30 livelli di differenza. Ciao. Per esempio, io sono a livello 142, se io metto il simbolo tu mi puoi evocare. Sì, peccato che con questo personaggio che stai creando ora no. Infatti, o te ne crei uno da zero e possiamo giocare assieme da zero, però da PlayStation 4 a PC non si può fare il collegamento. Peccato. Perché siamo più forti noi del PC. Che ce l'avevi sulla Play. Allora ragazzi, ma sulla Play non ho l'online. Allora ragazzi, ditemi, cosa? Io dico mercenario. Mercenario? Cos'è il mercenario? Vitalità 11, amortizzazione 12, tempra 11, vigore 1, forza 10, destrezza 16. Si fa un bel build di destrezza pure semplice.
Cazzo, è vero che per le speedrun è perfetto. E posso avere, posso usare la lucicatana? Ti direi ladro. Cioè, perché non è né troppo forte né troppo intelligente, quindi secondo me va bene. Il ladro... No, esatto. Il ladro? O il ladro o l'assassino. Cos'è cioè... Guarda un attimo la differenza di statistiche tra i due. Ma guarda, sinceramente, non è che ci sia quella grandissima differenza. Ma chi è che sta facendo tutto sto rumore? No. Niente, niente, scusa Fede, sono io. Ecco, attenzione a non fare tanto rumore. Allora, come volete voi, ragazzi. Dovete scegliere voi. Il piromante lo posso anche usare. Posso usare anche il chierico, se volete. No, no, chierico no. Usare. Fammi vedere il l'assassino. Poi c'è, di solito c'è anche il discriminato, se volete. No, perché il discriminato è per le speedrun, quindi non te lo facciamo fare. Ma questo dovrebbe... Vado... Fammi vedere l'assassino. L'assassino, vabbè, ha la spezza corazze, il coso per il Perry, c'ha cammino silenzioso come magia. Ah, è vero, ha lo spook. E può castare, perché ha anche il coso per, il, per castare le magie, sì sì. Quindi farei un mezzo mago assassino? E questa la vostra idea? Sei un bastardo, sei. No, dai, io dico ladro, io dico ladro. Andiamo sul ladro? Andiamo sul ladro? Ma il ladro, anche lui con una bella destrezza, si può fare una build di destrezza. E ha fortuna 14. Porca puttana. Aspetta, io le statistiche le vedo dopo perché il video va in ritardo. Ha fortuna in 14, destrezza 13 e poi ha quasi tutto bilanciato. Forse cala un po' in forza e in vigore. Secondo me sì, dai. Io li farei fare ladro. Guarda. Ladro, ladro. Vado per il ladro. Per il ladro? Vai, ladro, siete ladro. Sicuri? Sì. Va bene, ladro. Avete beccato l'unica classe che mi ha sempre fatto schifo e non ho mai giocato. Yeah! Vedi? Te l'ho detto già. Oggetto iniziale. Oggetto iniziale? Assolutamente il ramo bianco. Che cazzo serve? Il ramo bianco? No, perché la parte dell'insediamento è bruttissima. Io dico assolutamente il ramo bianco. Io sinceramente non ho mai preso il ramo bianco. Il mio primissimo oggetto era o l'anima libera o la gemma del fuoco. Per dirvi. Ma un altro mio oggetto che prendevo di solito era la bomba nera. È buona la bomba nera. O l'anello vitale. Vedendo che lui... Non è molto portato a essere molto vivo. No, in effetti io ti direi. Guarda, già che ha un basso assorbimento dei danni e una bassa una vitalità media, io ti direi l'anello vitale, però... No, io invece voglio fare il bastardo, ti dico globo rosso, che non serve a una sega. Non è vero, tipo posso invadere io l'online sul computer gratis, quindi non devo pagare ogni mese come sulla Play. Grazie, ma che cazzo vuoi invadere un altro mondo? Vado a invadere un altro mondo. Ho capito, ma non serve a niente. Non è vero. No, prendo le anime dell'avversario. Ah, dici come spirito oscuro? Sì, vabbè, sempre che tu riesca a batterlo. Certo, a livello 1 io sono un ladro, lo distruggo con le frecce. Dai ragazzi, allora... dovete decidere in fretta, su, mi sto annoiando. Dai, su, allora facciamo easy, anello vitale. Va bene, facciamo anello vitale. Un classicone. Vabbè, volti predefiniti. Quale? Sì. Plebea? Minga, no, scusami. Non si dice! scusami, ho sbagliato. Maxim si è abbonato? Come si può si dire? Sono abbonati al mio canale. LOL. Grazie. No, grazie no. Per la sub.
Come si può dire in maniera accettabile? Quelli di Sav, grazie mille, carissimo! Allora, qual è la... Vuoi partecipare anche tu alla creazione del personaggio, caro? Ciao, Felo, benvenuti in live. Allora, ragazzi, quale volto volete? Katarina? No, no, no. Quello di... Come minchia si chiama? Figlia illegittima di Sigmayer. Non ce ne frega un cazzo. Io voglio... Ah, ti sei subato solamente per quello che ha detto... che ha detto... persona di colore in modo volgare. Va benissimo. Va benissimo. Non sarà la prima volta che lo sentirai, fidati. No. Nova Strike, Katarina. Sì. Per il mio linguaggio. Ciao Nova Strike, benvenuto in live. Dai ragazzi, dovete dirmi la pe... Dai su che voglio partire, non vedo l'ora. Assolutamente. Che cazzo ne so, ma pigliati il di colore. Katarina. Corporatura? Corporatura io direi una bella cicciona perché i boiler ci piacciono. Voglio la faccia di Olaf. Luca, non sei un sub, quindi non puoi decidere. Mi hanno promesso dei piedi per la sub. Io non ti ho promesso nulla. Se vuoi, questi sono i miei piedi. Poi non lo so. Allora, voi cosa dice? Molto robusta. Molto robusto? Va bene. La voglio chiattona. No, non diciamo queste cose. Questo è Bonice. Oddio, questo sono l'omino Michelin. Questo è body shaming. Questo è body scemo. Questo è body no, scemo. Con, Luca, con Amazon Prime è gratis. Oddio santo. No, aspetta, Fede, aspetta. Mazza, così sembra... Appunto, Fede, tienila così, è la cosa più bella che io abbia mai visto. Sembra l'omino Michelin, però. Dammi un armadio due anni, ma per l'amor di Dio. Confermiamo? La confermiamo. Siamo sicuri? Fagli... Aspetta, non fare volti predefiniti. Non fare volti predefiniti, perché io vorrei dei capelli particolari. Sì, Amazon Prime è gratis. Luca, Amazon Prime è gratis. Te lo metti, te lo colleghi. Gratuita. Dai, iniziamo, non ho mai giocato il ladro, è l'unico che non ho mai giocato. Vaffanculo. Poi al massimo, a fine live, vi faccio vedere il mio profilo migliore, quello con cui ho letteralmente platinato Dark Souls, quasi platinato. Nova Strike, Sandro, sei veramente simpatico, però io faccio di media 10 spect con il con Among Us. E poi, cazzo, ma siamo a 9 spect? LOL, non mi aspettavo, vabbè. Fede, io te l'ho detto, giocare ai giochi belli si attraggono spettatori. Allora, quando ho fatto la mia serie di Dark Souls, che l'ho finito battendo tutti i boss, non veniva mai un cazzo di nessuno. Oddio, non mi ricordo più i tasti, non ci gioco da tanto. Che cazzo è che non ci giochi da tanto? Se sei venuto a casa mia l'altro giorno. Ma cazzo è vero, sono venuto a casa tua e ti ho battuto due boss a caso rifacendoti il personaggio perché faceva schifo il tuo. Tre boss. Eh sì, un vero influencer mi blocco nelle bombe. Allora. Ok. Però non so proprio che build fare. Vabbè, ragazzi. Beh. Deciderete voi. Banalmente con questo build di Dex. Ma allora, non quello. Non so le armi. Aspetta, guarda qua, sculetto. Io sono bellissima. Voglio la build di Fortuna. Ho capito. La build di Fortuna ti inculi. Perché voglio vincere, non voglio perdere. Fai una build di forza. Aspetta, mi ha droppato. Ragazzi, se mi ha droppato la campana, faccio chierico. Ah no, di qua c'è la morte. Me lo ricordo bene. Certo che. Sono stato truffato. Non ho avuto i piedini di Asia. Allora, ma scusami, per i piedini di Asia devi chiedere ad Asia. E poi erano. No, lascia stare, è uno che mi sa che è venuto perché voleva i piedini di Asia e non ha avuto i piedini di Asia. Ragazzi, allora, mancano 5 follow per i 300. Followatevi se non siete ancora followati. Allora.
Che palle. Perché voi... Vabbè, cioè non... allora, no, scusa tu. Felo, sei un grande. Anche Luca che fa sta battuta ogni volta. Ragazzi, perché voi non sapete, ma in questo momento voi lo vedete in grande, bello e simpatico. Io ho passato... Non vado a ucciderla la lucertola, la uccido più tardi. No, Fede, se sei un uomo vai a uccidere la lucertola adesso, subito. Dai, figa, ce l'ho fatta anch'io. Dai, sì, che... Col ladro? Va bene, ci proviamo. Ce l'ho fatta io, figa, col piromante, livello 1, senza un cazzo. Ma tu eri un piromante, figa, va bene. Vado a uccidere la lucertola. Fallito, ho capito! Vado a ucciderla! È easy, basta stannarla 3 volte sul muso e vedi come muore. Stannarla 3 volte sul muso. Ha parlato lui. Zama. Sai che... senza volerlo sono capitato... Stavo dicendo, voi lo state vedendo bene... Un attimo, voi lo state vedendo bene in grande. Io lo sto guardando da una finestrella grossa così in un angolo. Perché ho avuto vari problemi a farlo girare e non so ancora il perché. GG. Ma stava rotolando. Mi ha pigliato per il culo. Niente, ok. Mi sta morendo il controller, fantastico. Questo ha subito un botto di... vai. Ok, non ce la faccio. No, non mi ricordo un cazzo di questa cosa. Dei suoi movimenti, non mi ricordo nulla. Forse si può stoccare la coda, non mi ricordo. No, non mi ricordo, sono morto come una merda. Niente! Che vergogna, sono morto per la lucertola. La coda non si può stoccare, non siamo su Dark Souls 1. È vero, non siamo su Dark Souls 2. Allora, che palle, allora. Dicevo, Zama, che sono per sbaglio entrato nella zona del DLC. Nella zona del DLC? Quale DLC? Dove? Non mi ricordo se è il primo o il secondo, però... Perché la lucertola zona io la vado a ammazzare subito dopo Gundyr. Almeno mi prendo Luci Katana, ragazzi. Vabbè, allora. Allora, sistemiamo. Poi c'è quello di lì. Pum pum. Ho anche provato Luca, affrontare... non puoi scriverlo in chat, mi metti nei guai. La prossima volta che scrivi una cosa del genere devo per forza bannarti, sono le nuove regole di Twitch. Mi dispiace. Oh, Zama, ci sei? Sì, ma sapevo. Allora, ma perché stimmi Dark Souls se poi non sai giocare? Allora. Non sono un fortissimo giocatore, però so giocarci. Non so giocarci col ladro. È un'altra cosa. La sfida era creare un personaggio che io non ho mai creato. Perché io partivo col discriminato. Ma poi non ci gioco da tanto. Ricky, gli racconti che cosa ho fatto qualche serata da te? Praticamente mi ha preso il personaggio, un piromante di livello tipo 80. Mi ha rimodificato tutte le statistiche, mi ha tipo messo in intelligenza 40 e in forza 14. Così, era una pippa a tirare gli schiaffi, però figa, ti lanciavo una piromanzia che ti shottava quasi. Mi sono fatto in una sera l'armatura della mazza draghi, il drago della minchia. Seiros, il re consumato. E Gundyr mi sono fatto, Gundyr il campione. Ma guardate che comunque io ero in live quando l'avete fatto, Non l'ho fatto in live? È venuto a casa mia... Ah, no, intendi? Sì, vabbè, ok. Io in questo momento sto battendo l'anima di Tizioni. Oh, mi sono dimenticato di rollare, sono un fallito. In questo esatto momento mi sto giocando con l'anima di Tizioni! Che fa schifo in culo. Ma che uomo. Vabbè, facile, ma... Perché io mi distrago come un pirla deficiente? Ah, stanno... Ok, dai. Vieni qua. Vieni qui. Ma che cazzo fa? Ma che cazzo fa? Gira e rigiga, una trottola. Sì, Gina Tombina. Guarda che troia. Ecco. È un maschio. Sembra che possa essere considerato umano e sessuato. Ah, io... non sono riuscito a bloccarlo nel muro. Che palle, che fallito di merda che sono. Vabbè, Fede, al massimo me la butti giù dal dirupo, no? Non ci provare. No, quello no. Va. Porca madonna. Ma ti fai rincorrere un attimo, cosa vuoi che ci voglia? No.
Preferisco battere. Io ti ammazzo! Figlio di puttana, lurido. Perché scemo. Di solito qui si può bloccare sotto il muro, se mi ricordo bene, se non hanno fissato il problema. Però si può fare questo. Porca quella puttana maiala, la tua spada di merda di ghiaccio, va. E queste troiate che si inventa Miyazaki. Porco schifo, scemo di merda, corri! Miyazaki sa essere allo stesso tempo sia il messia che l'anticristo. Vaffanculo. Ma da quando è stato il messia? Miyazaki è stato il messia quando ha inventato un gioco così epocale, ma allo stesso tempo è stato l'anticristo anche solo per averlo pensato. Porca di quella puttana, Miyazaki! Ormai l'anima la chiamo Miyazaki, perché è la stessa identica personificazione del suo personaggio più forte, ovvero il dio. Cioè colui che può fare tutto, cazzo! Se muoio bestè, non ho rollato. Neanche in tempo a dirlo, che guarda te. No, ma perché mi fate fare ste cose? Allora, niente. Dai, tu vai dal giudice. No, ora è diventata una questione di priorità assoluta. Ah, la merda. Sì, ora l'ho preso sul personale perché era morto. Allora, tu muori malamente anche. Oh, riesco a battere. Vabbè, fa niente. Che schifo il ladro. Aveva ragione Luca quando vi... Aspetta un attimo. Ma io ho l'arco e le frecce! Perché ho l'arco e le frecce? Me ne sono appena accorto, l'arco e le frecce, ma lol, perché? Perché mai dovrei avere l'arco e le frecce? Diamoci conto chi stiamo guardando. Ma perché mi avete fatto fare il ladro? Che palle. Oh, ringrazio che hai l'arco e le frecce. Ma che cazzo servono gli archi e le frecce? Sì, sì, se non uccido la lucertola non vado a dormire. Ma che cazzo di senso ha che io non ho la fottutissima... Perché ho l'arco e le frecce? Non ha senso. Ok, secondo tentativo... Quello intanto sta probabilmente soffrendo, affrontando l'anima. Non è vero! Cosa te lo fa pensare? No, sembri uno stitico. Tranquillo che i principi paraplegici li ho già battuti. I principi paraplegici. Mamma mia, quelli... Sono più difficili loro dell'anima. Non è vero, i principi sono facili. Infatti. Dio. Oh, Dio santo, mi sono distratto per rispondere a te. No. E niente, mi ha incastrato. Non si può tipo backstabbare l'anima. No! No, l'anima non si può backstabbare. No, ma nessun tipo di boss si può backstabbare, se lo so, se mi ricordo bene. Pensavo che quelli di grandezza pseudo-umanoide poi si potessero. No. Non si possono backstabbare, però... Ehi, Sonic, dove minchia vai? Poi la lucertola non mi ricordo neanche cosa da... Da tipo una o due scaglie di titanite. Solo? Io sto facendo tutta sta stronzata per... Ah, la stai facendo anche per almeno 4000 punti di esperienza, bello. Sai quanti sono? Ah, cazzo, è vero, hai ragione. Ah, l'ira di sto Cristo di Dio. Bello che io sto... Maria, tu e la tua lancia di merda, va. No, lasciamola. No, lasciamola. 1000 punti di esperienza in meno di questo amichetto. Oh, ma che cazzo, quanti attacchi fai in un secondo? Comunque, per andare avanti per la build futura, io direi classico abbinamento da speedrun, lame del mercenario, scudo ondulato sulle spalle e let's go. Easy proprio. Madonna, questo è un col... Oh, scherzavo, in realtà l'ha schivato. Bravo il mio personaggio, bravissimo il mio personaggio. Scemo di merda! No, non scemo. Scherzavo, un coglione di merda, scemo di guerra. Ma guarda te! Ma guarda te!
Ok. Per esempio, tutto questo lo sento concentratissimo. Minchia. Ah, succhiamelo, succhiamelo, succhiamelo. Ah no, è vero che è la prima vita. Merda. Merda. Oh! Cazzo. Oh! Che palle, vi odio tutti come vi odio. Vi odio tantissimo, cazzo. Non ci ha chiesto di fare il personaggio, eh? Dai, devo cioè io mi aspettavo, dai, Riccardo è stupido, mi farà scegliere il chierico o lo stregone, così tanto li conosco a memoria quelle build. Vabbè, prenderò il culo quando arriverò a Midir, prenderò il cazzo quando arriverò da Midir, ma almeno qualcosa potrò pur fare. No, il ladro. Verdomana, Verdomana. Luca, sei fortissimo, fanculo va. Oh! Ah, beh, 4.000 anime, è vero, non fanno schifo. Allora, no, la combo! La combo di merda. Allora, se ho fatto. Qualcuno può mutare Riccardo, oh, per favore? Scusate, giorno di parlare. No, soffri abbastanza. Maremma puttana. Allora, ma perché l'arco è lì? Ma io non lo so neanche usare l'arco, l'ho usato così poco in Dark Souls. Lo usavo in Dark Souls. Io l'ho usato, l'unica volta che ho usato l'arco in Dark Souls è stato per la mia primissima run di Dark Souls 1 per uccidere quel pezzo di merda di Malus, che cazzo si chiama, non me lo ricordo. Perché c'è il modo. Hai usato l'arco per uccidere Manus. Sì, la prima rank, sì, la prima sì, perché avevo una paura fottuta. Poi ho scoperto che era una merda. Oh no, qui ho il mio modo per ucciderli tutti. Allora, aspettiamo ad andare da loro. Aspettiamo, perché li attaccheremo dall'alto. Appunto, esatto. Si attacca. Allora, come si saltava? Si saltava così. Voglio arrivare a 300 follower solamente per quello che ho fatto, perché non mi è mai riuscito al primo colpo. Questo è morto e manca Mister Simpatia. Lo sciabolo. Ok. Cortesia, simpatia, vai in mona. Sì, esatto. Allora. Whee! Ha droppato qualcosa. Ok, non ha droppato nulla. Basta. Però tu muori. Basta fare il tetraplegico. No, si dice, non si dice. Scusa. Allora anche paraplegico non si può dire. Ma aspetta un attimo, quali sono le mie stat? Ho 10 in intelligenza, potrei farmelo mezzo piromante. No, Fede, no. Fede no. Sì, no, sì, no. Sì, no. Sì. Ma dov'è Andrea in tutto ciò? Ah, Dio santo, che spavento! Era un fuck. Ecco cos'era. Per la prima volta nella mia vita ho fatto il calcio. Senza sbagliare. Sto piangendo. Quando è che si usa il calcio? Il calcio si usa quando arrivi all'insediamento e devi affrontare il demone di fuoco con Sigward. E Sigward lo spingi giù dal dirupo con un calcio. Io non l'ho mai fatto, povero Sigward. Non se lo merita. Ma io come cazzo lo batto l'inquisitore lì consumato della minchia col ladro? Vabbè. Impossibile. Vabbè, è impossibile. Ma la prima fase è la Perry Easy, cioè se dico io che si può copiare... No, non hai capito, è da un botto che gioco. Devo rimparare completamente a fare i Perry. Ah no, ma gli faccio un danno della madonna. Santo Dio, se non schivo, giuro santo, sarà un po' difficile giocare contro di lui se non schivo, no? Vero? Vedo, Fede. Temo. Questo è veramente proprio la descrizione del coglione più totale. Allora Fede, sai una cosa? Per la seconda fase gli spammi le 5 bombette. Che non ho. Ah! Oddio, ma il mio coltello da sanguinamento, ho vinto. Sì, la cosa non ha sanguinamento, se ti interessa. No, ha fatto danno da sanguinamento.
Ma perché? Ah, è vero. Sono morto. Ho sbagliato. Che è? Ho sentito un plink. Ahia, che male alla schiena. Che poi sono andato anche a fare la visita medica. E quindi io dietro la mia schiena sono tutto scocciato. Non vedo l'alert box, veramente. Quindi io non posso vedere chi mi ha... Se mi avete... Se qualcuno si è lasciato il follow o qualcosa. Bello. Comunque sia stato, far qualsiasi cosa. Ah no, ecco, l'ho visto ora. Anonymous, grazie per la paghetta. Il risotto con le erbette è il mio piatto preferito. Grazie per la paghetta. Significa che mi hai donato qualche soldo. Non ho visto quanto, ma grazie. Grazie per la paghetta. Allora. Facciamo le puttane, Guarda, questo bro che si è appena... Porca puttana! No, non sei iscritto, ha donato. Porca puttana, miseria ladra. Oh no. C'è meglio per la donazione, ma è da rispettare solo per la città alla parodia di Tokyo Ghoul degli Orion. No, il risotto con le erbette è una citazione alla... al riassuntazzo della fase del Civil War del Marvel Cinematic Universe. Ah beh, se permetti l'hanno usato anche gli Orion, quindi io mi affido a quello. Poi Gli Orion non li vedo da tanto tempo, quindi non so dirti. Guarda, fidati che gli Orion sono un coglione. 5 anni fa. Vabbè, mi bastano 2 fiasche. Sono lì! Che brutto, quando sbaglio. Scusate, ho vinto comunque. Tutte e 2 le fasi? Sì, sì. È bello che stavo per finire le fiaschette. Figo. Scusate, no. Ma quale? Con quale l'hai battuto? Che senso? Con quale personaggio l'hai battuto? Quello mio? No, stai scherzando, ma va. Sono ancora indietro con quello. Indietro, neanche di tanto, però. No, l'ho battuto con l'altro, col mio. Qual è il tuo equipaggiamento con l'altro? Allora, ascia pesante demoniaca più 5, fiore dell'albero santo più 9, che è un talismano, scudo della gloria più merda! 5. Elmo dell'ammazzadraghi, armatura dell'ammazzadraghi, bracciali dorati che sono quelli del re senza nome, i gambali della danzatrice, l'anello del figlio del sole che mi potenzia notevolmente i miracoli, l'anello di Havel, l'anello più 1 e l'anello del grande sole. Grande errore mio. Veramente un errore brutto che ho fatto. Questo sarebbe il mio equipaggiamento totale. E mi sa che non ho neanche recuperato le 4.000... Le 4.000 anime, quindi... Vabbè, fa niente. Non mi interessa. No, sono ero troppo concentrato per il coso, quindi non lo so. Peccato. Sta partendo un po' male, che dici? No, invece le avevo recuperate. Sono un bravo... Gurga! Bel cut scream che è uscito. Esatto. Bene, adesso invece mi vado a pigliare il miracolo che mi dà l'anima dei signori. Se non sbaglio si chiama l'anima simpatico solare. Gundyr, non me lo ricordavo che fosse così simpatico Gundyr. Ah, guarda, tu devi chiederlo ad Andrea quanto è simpatico. Ok, tac. Dovrei aver finito. Vaffanculo, va. Non avete visto quello che ha fatto. Dipende, io sto guardando la live, quindi dovrei riuscire a vederlo. Non mi ha preso, invece mi ha preso. Merda. Dai, no, dai. Ah, ti ha presissimo invece. Si è girato un secondo prima, ti ha fottuto. Via. A proposito,
Apriamo la sfida anche ai a tutti quanti che ci stanno seguendo. Scrivete chi è ancora dentro la NNN. Se la state facendo, mi raccomando, ditelo. A Paola piacciono i perdenti. Merda, merda. No, 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 no. Bingo, lo posso garantire, non mi hai preso. Non lancio. No, no, ti posso garantire che in verità mi hai preso anche tanto. Porca puttana, questa cosa qua. Aia, è vero che anche lui. No, muoio. Muoio per usare le bombe. Bello, Zama, sai qual è? E io adesso, tipo, mi manca pochissimo per completare. E no, per avere, e invece vinco io, perché sono fortissimo, ragazzi. Terzo tentativo. Io sto ancora vedendo che quando sei a zero bombe, perché l'audio, perché il video è in ritardo. Sì, ma è normale che sia in ritardo. Ad ogni modo meglio così. Zama, ho bisogno di un consiglio. Dimmi tutto, dimmi tutto. Allora, io ho 4 miracoli. Complessivamente ho... Adesso te lo dico subito, ho 1, 2, 3, 4, ho 5 slot incantesimo. Ok. Allora, io in uno slot metto guarigione media. Un miracolo sì, che ti cura un bel po'. Sì, comunque. Lo so, la conosco. Il secondo miracolo si chiama lacrime del rifiuto, non so se lo conosci. Buone, buonissime, assolutamente. Il ma ragazzi, miracolo. Ragazzi, io non ho pantaloni, io sono in mutande. Figo, bravo. Ho guardato ora il mio equipaggiamento. Meglio così. Dicevo, come terzo miracolo ho, cioè in realtà stavo decidendo, devo decidere se mettere o lacrime, no, carezza di lacrime, che è una roba che praticamente mi cura tutti gli effetti. Qua c'è la spada aspettata. Mm-hmm. Oppure di mettermi come cazzo si chiama? Vabbè, un coso del re senza nome. Un miracolo del re senza nome. Dipende cosa quale sei? Miracolo. Non è tempesta di fulmini, è fulmini a punta. Cioè quello che tu praticamente prendi il mine e lo scagli per terra creando un'esplosione. Sì, lo so, è quella è la magia base del PvP del chierico. L'ho messa anche nella build di Zama. Ma è forte. Sì. Bava. Se ti dico che è della build base del chierico. Però dall'altra parte c'è anche colonne di luce divina. Che sono quelli che no, fan cagare. No, 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 meglio la cosa del fulmine. Meglio la cosa del fulmine, sì. E poi vabbè, come ultimo direi lancia sì, del sì, sole. Sì, meglio il tantissimo del fulmine. La lancia del sole. Sì, la lancia del sole. Ah, sì, sì, la lancia del sole, sì, sempre. Sempre. È quella del signore dell'anima dei tizioni. Sì, lo so. È la magia di Gwyn. Sì, sì, è fortissima, ma te la consiglio. Perché sei comunque la build del chierico base. In realtà io non sono chierico, cioè io sono finito a fare il chierico. Ma perché? Allora stai facendo la build del paladino. Perché sì. Sei... Va bene, lasciamo stare. Io non so le robe delle build, cioè io mi metto le statistiche che mi pare e a poi cazzo. Vedo che cazzo posso fare. È bello che tu vinci mettendo le statistiche, cazzo. Ah, Fede, ricordami una cosa. Se per questo faccio schifo. Fai salire sull'albero e andare nella zona alta dell'interno tetto. Delle... Certo, però l'hanno fixato. Non si può fare già da Eoni. È da Eoni che non si può fare più, l'hanno fixato da mo. Stai dicendo che da PC non si può più fare? Non si può più fare da nessuna parte se hai aggiornato il gioco. Ah, guarda, allora io non devo averlo aggiornato perché a me sulla pelle lo fa ancora fare. Come te lo fa ancora fare? Magia. Vabbè, ti dico che sì, nelle primissime run su PlayStation lo facevo perché è mainstream. Ed mi hai fatto venire voglia, ricomincio anch'io il gioco. Peccato che non puoi giocare con me. Ti ricordo che su console costa tipo 10 euro con tutti i DLC. Allora, cosa mi alzo di livello? Allora, io direi sicuramente un po' di destrezza basica. Quant'è la destrezza? Destrezza è già 13. Allora, porta la destrezza a 16 e la forza 11, così puoi usare Luci Katana. Allora, forza 11, tempra 16. No, destrezza 16. Sì, lo so. Vigore, aumentiamo un po' il vigore.
troppo basso il vigore. No, il vigore almeno portalo a 10, almeno. 10, poi io metterei gli ultimi due livelli in tempra e metterei uno a intelligenza. Perché alla fine hai deciso di farti quello dello stregone alla fine. Farò build destrezza piromante. Va bene, se proprio devi. Vediamo come andrà male. Bene. Intanto vai ad ammazzare l'amico lì fuori. Calmati. Torcia, pietra, pugnale, via, miei. No, lì no. Ah, c'è il nostro forgiatore di fiducia. Ah, vabbè, tanto non... Ok. Ma poi, fra l'altro, Zama, sai cosa mi sto anche potenziando piano piano? Dimmi. La spada dei gemelli. Ah, lo spadone fuso. Mettiamoci lo scudo est-ovest. No, Max Pezzali cheat. Oh merda, ma noi non abbiamo più nessuno qui da controllare. A parte provare a fare quel salto della Madonna per andare a prenderci già l'anello della fortuna e altre cose, ma non mi ricordo neanche più come si fa, quindi no. Ma per carità, però... Ah, va bene, dai. No, non mi ricordo neanche come si fa, quindi... Peccato. No, perché sennò l'avrei subito fatto, perché così c'è l'anello già dell'Estus... Vabbè, possiamo provare a farlo, perché tanto questa è una live blanda. C'è Luca che mi ha portato 6 spettatori. È stato bello. È stato molto bello. È stato bello avere il tuo momento di gloria giocando a un gioco che ormai sì. Non si crede. Allora, in una prova live mi hanno dato un beat. Nell'altra prova si sono followati. Poi mi hanno dato il... No, ma non mi ricordo proprio. Dovevi correre su quest'albero e poi saltare di lato. Ah, questo... Questa è la volta buona, allora che arriviamo a 300. No, perché se non arriva non arriva altra gente, o se è gente che conoscete voi non la invitate a venire a lasciare il follow, è un po' difficile. Merda, ce l'avevo fatta. Allora... Ma Andrea ce la fa o è morto? Mi sa di no. Mi sa di no. No, allora, è fattibile, però ci metterei una vita. No, aspetta. Che palle. Faccio il primo tentativo, guarda. Io faccio il primo tentativo. Perché tu lo fai sempre, perché te sei una persona cattivissima. Non mi ricordo come cavolo si fa. Tu come lo cavolo fai? Io, allora, fondamentalmente devi correre sopra fino a che non arrivi sopra quella radice lì che c'è sul fusto. E poi saltare di lato. Stare di lato prima e devi arrivare prima o dopo la colonna? Dovresti arrivare prima della colonna, ben prima della colonna. Lì sulla superficie del tetto. Ah, quando aspetta, ho capito, di lato. Tipo così? Sì, esatto. Ok, ho capito. Capito, allora così. No, ma no, non ce la faccio. Non ho più quella. No, invece ce l'ho quasi fatta. Cazzo, ce l'ho fatta. No, dai, Fede, non mi deludente. Su, non mi deludente. Santo merdaccia. Allora, sì, ok, ho capito. Se ci riesco. Ce l'avevo fatta quasi prima. No, sono sceso. No. Perché ora non me lo fa più fa... Aspetta. Allora. Dai. Uff, queste erbe. No. Sono appena stato violentato da una lesbica. No! Non si può dire. Mi dissocio.
Niente, non ci riesco. Già una donna particolare. No, non puoi neanche dire quell'altra parola, ragazzi. Calmi. Keep calm, eh. Ok, palle. Perché, Giamma, mi fate fare. Una ragazza dai capelli blu mi ha appena fatto del sesso violento. Ok, va bene. Oh, perfetto. E poi me le devi spiegare ste regole di Twitch, perché io non le so. Sono quelle che mi permettono di mangiare. Grazie al cazzo, però io intendo dire cosa posso e non posso dire per non farti finire nella merda come Lele. Allora, è facilissimo. Niente, omofobia, istinti, cioè fraternizzazione con movimenti estremistici, nessun riferimento al essenzialmente al come si sì, e a qualsiasi tipo di come cavolo si dice, di terrorismo, di orientamento politico. E se, no, se tu dici io sono leghista, lo puoi dire, però non puoi dire per questo motivo io farei delle cose brutte, capito? E tutti gli altri sono stupidi o altre cose, queste non le puoi dire. Insulti vari li puoi dire, però non che ricadano sull'aspetto fisico, sull'intelligenza di una... Se tu dici sei un cazzone va benissimo, se tu dici che insulti corporali oppure inizi a insultare pesantemente una persona sulla sua intelligenza, non puoi. Però posso insultare, cioè, Miyazaki, per aver creato questo gioco fantastico. Santo Dio, ho visto la luce, no, in fondo al tunnel. Dai, ce l'ho fatta. Fede, ce la puoi fare. No, ce l'ho fatta. No, spoilers, ce l'ho fatta. Santi Dio. Oh, che bel saltino che hai fatto. Hai visto? Sono caduto giù. Nell'altare del vincolo e sono morto. Sono tornato all'inizio e stai infilzando tutti, shottandoli. Mi sento potentissimo. Sì, sono caduto giù. No, Fede, non è vero. Yay. Certo che non è vero. Dov'è la lucertola? Ah, eccola. Eccolo qua. Ho preso l'anello. Buono. Quello dell'Estus, vabbè, sti cazzi. Non l'abbiamo preso, però... Dai, su, vai ad ammazzare il maestro. E allora, smettiamola, aspettiamo un attimo, adesso. Allora, aumenta l'usi d'Estus, sì. Allora, assegna Estus, mettiamo tutto in cura, perché tanto... di mana non ne usiamo e non penso che... Ah no, sì che lo utilizzeremo. Boh, ma non ora. Adesso dobbiamo ammazzare il maestro. Adesso abbiamo abbastanza Estus e abbastanza cazzi e mazzi per farlo. E possiamo usare anche Luci Katana. E Luci Katana noi abbiamo preso la sberletta di... Non abbiamo preso la sberletta di fuoco. Che schifo, la vita. L'avremmo fatta. Ma aspetta un attimo, ma il pugnale... No, me lo stavo chiedendo prima. Ah, fa 110 di critico e ha 30 di sanguinamento il pugnale. È fortissimo. Basta. La porto a 10, Starma. No, sto scherzando. Ripeto a tutti quelli che stanno guardando. Questa è la prima volta che faccio la run con comunque il ladro. È tutto nuovo per me. Perché io la facevo sempre col chierico e il discriminato. E gli altri. Il qui presente suo fidatissimo amico gli ha consigliato proprio la classe che non sapevo usare. Sì, l'unica... Ah, uff. Ah, ma tu... lui mi fa tanto male. Mi fa tanto Mario. Sì, però Fede dovevi prima ammazzare il maestro... Ah, lo stai ammazzando? Io credo fossi a Lothric. No, e chi va a Lothric? Senza Luci Katana. No, bravo. Bravo, bravo, quel posto di merda. Che bello, che bello, che bello. Io adoro questi cat scream. È vero. Vai, vai, vai a dare a Luxastra il Io ragazzi.
Zana, cioè, unisciti su Discord. Sì, adesso ti unisco. Oddio, non avevo. Zama, poi vedrà. Cosa? Minchia. Cosa mi sono perso qua? Cosa mi sono perso, Fede? No, perché anch'io sto guardando la live. Che cazzo è successo? Io so... come ucciso il maestro. Infatti sto guardando, ma non vedo niente. E guarda la fine, che non l'ho ucciso. Alla fine gli mancava un HP, ma non mi ha ucciso. È successa una cosa magica. È caduto. Ho capito, ma io non sto vedendo ancora come. Il drop non ce l'hai. No, perché se io ricarico il falò, brutto cretino, io ritorno lì e ho il drop. No, caro, non è così che funziona. No, ok, Dio, vediamo. Fa così, poi ora ricarico, vado di là e se c'è il drop io vi insulterò a morte, perché voi siete solamente dei normi di Dark Souls, come tutti, e voi siete il danno di questa community. Tranne Zama, Zama non ha colpa, Andrea sì, è ritardato, Riccardo un po' meno. Beh, oh, guarda! Oddio, cosa c'è lì? Ma c'è del loot! Ma cos'è? Oh, è Luci Katana! Bastardi. Imparate a giocare dal migliore, stronzi. È vero, Andre. Anche io ho appena finito di studiare Hegel, porca puttana. Mi dispiace, Hegel. Mi ricordo anch'io quando ho studiato Hegel, infatti mi sono dimenticato tutto. Bravissimo, Fede. Insegnagli a fare una build di Fede. E Luci Katana ce l'abbiamo. E abbiamo anche un livello e qualcosa da farci. E abbiamo anche due bracci. Comunque, ti devo riassumere, Andrea, quello che è successo in questo momento? Ok. Ho fatto tre prove live. Nella prima mi hanno donato un centesimo. Nella seconda mi hanno fatto un follow. Nella terza non è successo nulla. E ora che siamo nella live effettiva, carissimo, mi hanno donato non so quanti euro, non ho visto, ma mi è sembrato un 5 euro. Mi hanno fatto una sub e basta. Però. E tipo ero 9 spect con grazie a... ai ragazzi. Adesso cosa mi porto su? Allora. Quante volte posso portare su una sola volta? Porto un 12 in forza. No. 12 in forza va benissimo, basta. Non porteremo più su forza per tutto il tragitto. Io avrei detto di mettere in anticipo uno su intelligenza, però facilmente recuperabile. Ma a parte che è recuperabile, ma ci serve almeno un 12 in forza. Almeno un 12 in forza, ragazzi. Ma che classe avete scelto? Ladro. Puoi guardarla in live, caro. Ladro. Tutti mi stanno aspettando. Sto guardando anch'io, solo che non capivo. Ah, no, è il ladro, mi hanno fatto scegliere. L'unica che non abbia mai giocato. Ah, che bello, mi possono invadere. Non abbia mai giocato, non si può sentire. Lo so, è l'unica che non ho mai giocato. Posso evocare tre persone? Sì, evochiamo il mondo. Chi posso evocare? No, voglio vedere i nomi. Ruben Muri 76. Arti. Che nabbo. E Sticker Von Stren. No, non evochiamo, volevo solamente vedere i nomi. Che nabbo. Andrea, stai zitto e stai zitto, per favore. Sei l'ultimo che può parlare. Mi ero dimenticato che c'era questo bastardo. No. Ha urlato. Non hai urlato. Sì, invece hai urlato. Ok. Una cosa su cui siamo tutti in comune è quanto è figa la guardiana del fuoco. Ciao, bellissimo soldato della seconda guerra mondiale con scudo. Peccato non si possa dire altro. No. Allora, Fede,
Fede, Fede, però Luci Katana si tiene a due mani, dai, per favore. Lo scudo non si sa mai, io me lo tengo. E a due mani non è che che cambia qualcosa. Ah, è vero, merda, qua c'è il... No, stai zitto. Oh, grezza, possiamo fare Luci Katana grezza, ma a noi non interessa, perché Luci Katana grezza fa schifo. Fa schifo. Al massimo o la fai affilata oppure userai un'altra arma più avanti. Allora, o la fai del caos o la fai aumentando il sanguinamento. Il trappolone? Il trappolone è riuscito bene, scusa, peraltro. Fede, scusa, visto che sei tanto esperto, che cazzo servono le dita avvizzite? Non ho presente l'oggetto, me lo descrivi? Dita avvizzite. Oggetto... Ah, no, aspetta, oggetto per il gioco online. Serve a rafforzare il legame con gli altri mondi per consentire l'evocazione di un terzo fantasma, ma anche sì. Ma niente, ti fa evocare un terzo fantasma. Invece di evocare due fantasmi, te ne fa evocare tre. Però sei più vulnerabile alle invasioni. Cosa significa? Che invece di avere un massimo... Cioè, ti attaccano in gruppo. Fantastico? Non è fantastico, una cosa orribile e brutale. Dall'altra parte c'è un arco con delle frecce, poi tanti nemici, no, non mi interessano. Poi ci sono i cani, ci arriveremo poi. Vabbè, Fede, corri di sopra, no? No, vabbè. Adesso andiamo da un Mimic che mi dà l'ascia, con oscurità bella. Quella abissale, appunto. My broski Ludlet. Oh, merda. Fantastico, sei utilissimo, cavaliere. Non ho attivato il drago, vero? Dimmi che non ho attivato il drago. Ok. No, il drago. Niderundayo Smoky. Chi è riuscito a mettere il boss? Credo che sia Andre. No, mi devi dire come fai. Andre, scrivi basta che scrivi STA. Ragazzi, io aspetto. Non posso mettere a posto le vostre cagate. Però se fate qualcosa col bot, No, no, ma non stai facendo niente. Non ho capito, fra, ripeti. Basta che scrivi in chat apostrofe ST Giorgio. Giorgio. Sì. Perché Giorgio? Perché così lo fa italiano. Come faccio a farlo parlare? Poi basta, scrivi. Dove? Cazzo, guarda, guarda la chat. Ah, lì. Ok. Ok. Messo a posto le cose. Funziona. Allora. Ah, ma no, ho capito, cioè devi mettere... Ok, ok, aspetta, aspetta. Prima di andare dal Mimic. Noi abbiamo un'altra fortuna, vero? Sì, abbiamo un'altra fortuna. Allora, prima di andare dal Mimic, sistemiamo, ci lasciamo, allora, prima di far qui, ci prendiamo l'oggetto, lasciamo il cavaliere, e andiamo a dormire al falò. No, perché non posso? Ah! Ecco perché non posso! Puttana, puttana le vostre zie. Puttane le vostre zie. Aia merda, lui tira pure i coltelli. Non posso scriverlo perché sennò ci va Fede di mezzo. Ok, questo è morto. Ok, devo per forza ammazzarlo. niente. Scusa Fede, ma i bot si sentono in live? Non penso. No, perché ho mutato tutto. Ok, no, ce la posso fare. Aspetta, aspetta, aspetta. ma sì, ma ce la faccio con Luci Katana, è troppo forte. Basta. No. Quindi se
scusa, tu... Non mi ha droppato niente, bastardo. Scusate, voi che state seguendo... Voi che state seguendo la chat, potete scrivere se effettivamente il bot si sente o voi non sentite un cazzo? No, no, perché lo sentirei anch'io, Riccardo, non lo sto sentendo. Sicuro? Sicuro, sì, Fede, sì. Che non lo senti? Sì. Non vi preoccupate. Non lo sento, ho messo il volume a zero. Se qua... Ho messo il volume a zero, allora, altare del vincolo, ci fermiamo le nostre anime, andiamo avanti. Oddio, cosa sta succedendo? Ho scoperto... Boh. Dov'è la zocca? Ok. Ok, quella qua. Fede, posso soltanto dirti, meno male che non hai messo il bot attivo nella tua live, perché se no... Altro che ban, arriva direttamente l'FBI in casa tua che ti prende a punti. Ha messo la musica degli hentai? No, tranquillo. Sapete che la musica degli hentai non la posso mettere non perché è bannabile, ma perché c'è il copyright? Ma che bello. Mare. Posso dirlo questo, avete vero? Avete ascoltato il nuovo PCM? Come, scusa? Hai ascoltato il nuovo PCM del... comunque di Conte? Sì, l'ho ascoltato brevemente prima di entrare in live. Non si può uscire dai propri comuni, noi che siamo in Lombardia. Questo ho sentito, ma Fede, tu banalmente sei più trezzano o più cusano? Io sono esattamente al confine. Ma al confine da una parte che tende a Trezzano o che tende, che tende a Trezzano? Cazzo. Orribile. Sì. Orribile. Orribile. Aspetta, qua giù cosa c'era? Ah, sì, mi ricordo cosa c'è. C'è l'amico pazzo sgravato della Kumpa. Fa un culo, non è così il comando. Io vorrei intervenire un attimo per mutare ste due teste di minchia, perché... Puoi mutare ognuno le... Ognuno ha il diritto di esprimere la sua, Che bello, questa volta non sei buggato, zii. Il tipo delle bombe qua, io delle volte... Se giochi da computer, delle volte non compare. Qua c'era un altro stronzo qui, ecco infatti. Mamma mia. Ok, spezza corazze. Qua sotto c'è quello che ci dà l'anello più stupido del gioco, anzi l'anello più stupido di tutto il mondo di Dark Souls 1, 2 e 3. Nel 2 quello fa ancora più schifo. Quello della pietra blu aumenta l'assorbimento dei danni, giusto? No. Sì, ma solamente quando hai pochissima vita. Ma quando dico pochissima, è pochissima. È l'anello più stupido e inutile del gioco. Molto probabilmente sì. No, molto probabilmente, te lo dico io. Comunque, ragazzi, se vi interessa, io mi sono appena eccitato. No, grazie. Invece dovrebbe interessare... A Ricky dovrebbe interessare, perché... Per niente, guarda. Invece sì. Allora, ragazzi. Allora, qua c'è il... Lo uccidiamo subito prima che si trasforma, perché io non voglio rotture di coglioni. Ecco, infatti. Ostia. Lo conosco a memoria, sto cazzo di gioco. Ma ora sono andato. Posso continuare anche per ore. Ah, qua c'era la zoccola di cristallo. Infatti, già presa. Grezza. Anima. Di là c'è un altro anello. Ah, qua c'è l'angelo ciccione. Io non voglio sapere. È quello, Fede. Non lo vuoi sapere. Non lo vuoi sapere. Ti confermo che non lo vuoi sapere. Cazzo, io mi avvio per creare un nuovo incantesimo. Ho appena visto le tette di una minorenne, ops. No, non si può dire, mi dissocio dal comportamento. Twitch, difendimi.
Il putto ciccione riesco da, già a ucciderlo? Non si scrive così scemo. Questo confermo, su questo confermo. Non si scrive. Sì. Ah sì sì, riesco a ucciderlo. Ma cazzo, ma da quanto è diventata così forte la Uchikatana? Lo è sempre stata, bro. No, così forte no. Quello aspetta, forse l'ho trovato. Da quanto scarsa te la ricordavi, precisa. Eccolo. Dark Souls 1. Ma no, ma neanche in Dark Souls 1 era scarsa. Dai, sali, Cupido ciccione. Ma beh, ma tre perri... tre da un perri ed è morto. Ma sai cosa mi fa troppo ridere? Che il fatto è che tu appena arrivi alle mura del castello di Lothric, buchi da un tombino. È fantastico. È proprio l'entrata per il gioco più di merda del mondo. Ma pensa, no, 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 no. Il piccione di merda che sei. Ok, infatti sei morto come un piccione di merda. Allora, tu sei morto. Non mi hai droppato nulla, però qui c'è uno che si anima. Fantastico. La Estoc! L'arma che io pensavo fosse utilissima, invece era una merda. Ah, l'Estoc per la penetra scudi. Vabbè, serve solo per quello. Serve solamente per quelli che sono noiosi. Ma non serve a nulla. Non sì. Serve veramente a nulla. Fidatevi, non serve a nulla. L'Uchikatana è l'arma migliore che c'è all'inizio del gioco. Ma lo sapete che lo sapete che sto avendo un sacco di déjà vu? Mi sa che stanotte avevo già sognato questa cosa. Vero? Ah, qua c'è il bot. Vado. Sì, i bot li evochiamo. I bot li evochiamo. Perché tanto ho messo che farò. Ho messo negli hashtag che sto facendo anche un mini tutorial. Quindi va benissimo. Usiamo i bot. Almeno gli spiego quando e dove usarli. Oh, un pezzo di armatura nuovo. Ah, no, porco schifo infame, là, dovaccio. Ah, no, non è che non ho i pantaloni. Non avevo i guanti. Aspetta, qua c'era un muro. No, ho trollato. Qui non c'è un muro invisibile. Allora. No, qua non ci sono illusory walls. Sì, lo so. Ho cannato io. Facciamo la danzatrice? Ciao. No, Fede. Fede, tu sappi che se osi anche solo fare e battere la danzatrice così senza niente al primo tentativo, io ti faccio bannare da Twitch a vita. No, al primo tentativo è impossibile a questo livello. No, aspetta. Ah, okay. Invece sì. Perché il gioco va no. In skills. No, teoricamente è possibile. Posso anche provarci, tanto questa è una run molto cazzona. No, Fede, perché se anche solo il dovessi... Facciamo così. Se ci... Allora, se lo faccio e ci riesco... Chiedi a tutti i tuoi amici di lasciare il follow al mio canale. No, il tuo canale Twitch smette di esistere se lo fai al primo tentativo. Allora, se non lo faccio, ora condividi il codice live a tutti i tuoi amici. Ci sta veramente pensando, eh? No, Fede, sono i bot che mi stanno tentando. Sono i bot che stanno spammando sti due coglioni. Ad ogni modo, qual è il patto? Cosa, scusa? Qual è il patto, ad ogni modo? Allora, se tu riesci a portare 5 tuoi amici a lasciare il follow in 10 minuti... Ah no, ti do 15 minuti. Se ci riesci, non lo faccio. Io voglio prendermi il rischio. Io ti sfido ugualmente a farlo. Se lo fai... Aspetta, perché se tu lo fai al primo tentativo, io te ne porto 10. No, al primo tentativo è impossibile, te lo dico io. No. Non è vero. Vabbè, fa niente. Capita di morire. Ti do 3 tentativi. 3 tentativi? Mi dai 3 tentativi, è un po' impossibile. Vabbè,
Ci posso provare. Posso provarci, non è un problema. Tanto posso prendere il Mimic. Ma certo, certo. Puoi prepararti in qualsiasi modo tu voglia prima della danzatrice, ma la devi fare prima di Vort. Proviamoci. Dai, tanto non mi è mai costato nulla. Sì. Prima dobbiamo prenderci uno scudo cente. La danzatrice. Possiamo proprio farla? Sì, sì, siamo in grado di farla. Non mi ricordo i moveset, però. Questo sarà il più il grave problema. Vabbè. Non è mai morto nessuno, possiamo provarci. Altra sega. Perché me l'ha dato in inglese? A giorno scritto, scusate. È il giorno giovato. Yunegaur. Ma perché citate Jojo senza aver visto Jojo, bastardi? Dall'altro, tanto brutti pose. È vero che questo scudo non serve a un cazzo. Sono quasi morto di nuovo? Fantastico. Oh, però ho fatto una bella azione. Bravo Zama, stai diventando uno dei nostri. Fede, a me dispiace dirti che questi due mi stanno convertendo al lato oscuro dell'essere meno mati. Zama, io te l'avevo detto. Mi stava cadendo il controller. No, mi è caduto il controller. Mi è caduto il controller di mano e sono morto. Oh. Morto perché ti è caduto il controller. Mi è caduto il controller. No, stavo mettendo a posto perché mi era caduto tutto il telefono e tutto. Vabbè, ho perso 1080 anime. Aspetta, questa me la voglio vedere in live. Guarda perché è ridicola. Ah no, ma è passata purtroppo. No, come? Aspetta. Era praticamente... Andrea, basta, ti banno la vita. No. Ecco, un problema di Dark Souls, che se ti bloccano nei muri... Ok, calmo Fede, calmo, non devi speedrunnare, perché se speedrunni perdi. Fede, se speedrunni perdi, lo sai. No, Fede, devi speedrunnare invece. No, se si speedrunno a questo livello perdo. Devo stare concentrato. Vabbè, scusa, non hai mai visto Squilla Killa? Lui speedrun anche a livello 1. Ok, ok, va benissimo, hai ragione. Però non con questo personaggio che non conosco, fatto un po' così, dopo anni che non faccio nulla. Anni, mesi che non gioco. L'ultima volta che ho giocato da Riccardo, ma... Cioè... Sai... È facile boostare uno che ha delle basi in un account. No, tu... No! L'ho mancato! No! No! Che cazzo vuol dire? Lady Oscar! Tutti fanno festa... Quando passi tu. Oh lady Oscar, sei in realtà un uomo e il cazzo duro l'hai tu. No! Puffi! Eccolo Puffi. Ma pensa a te. Speriamo che l'Inter abbia perso. Ma avete visto quante persone sono morte in due giorni? Cioè è morto Proietti ed è morto anche Sean Connery. Sì, è morto. Entrambi nel giro di quanto? Due giorni? Due, tre giorni? Proietti ieri, Connery tre giorni. No, mi sto... Non mi stunnare. Se mi stunni bestemmio. No. Ti ho detto di no! Acuccia! Pezzo di merda. Ma io faccio un danno della Stavo dicendo. Faccio un danno della Madonna. Sei morto? No. Mm. Sto ritornando a fare i backstab.
sono una persona simpatica. Ah, guardati, vergognati. sto rimparando. E da qua c'era una strada segreta, infatti, che mi portava uno scudo. No, ho sbagliato piano. Qui c'è una strada segreta che mi porta ad avere delle erbe da grindare. Ragazzuoli. No, non si può dire. Ragazzuoli, voi la conoscete Gaurgura? Sì? No, voi forse non conoscete le VTubers. Oddio, sai che io di YouTuber donne non ne guardo proprio zero. No, le VTubers. Denix, benvenuto in live. Ah, le VTubers, ragazzi, sono una droga. No, aspetta, sto sbagliando di nuovo. No, era qua. No, è qui. Ah, merda, mi sono dimenticato del Mimic. Vabbè, ci torniamo più in lì. Perché ora ci dobbiamo portare solo su vitalità. Perché non è possibile giocare in queste condizioni. Sono arrivato, scusami, veramente in ritardo. Non ti preoccupare, Denix, non ti preoccupare. Ti sei solamente perso. Un bit che mi hanno donato. Una sub, 5 euro donati e un nuovo follow. Mica male, comunque, direi. Sì. Ah, lo scudo dell'aquila, ragazzi. Ora tutti i nostri problemi sono risolti. Assorbimento dei danni del 100%, giusto? Il primo 95. 100%, no. Ignorante, Andrea. E 95% solamente... Era dell'85% in Dark Souls 2, però Andrea, bravo, ci sei arrivato un attimo. Bravo. Oh, merda, qua c'è bisogno di fare casino. Ho delle bombe per far casino. Penso di avere delle bombe. Okay, no, dai, facciamo così. Cagnolini! I cani in Dark Souls siete sempre stati delle merde. Cagnolini! Fufi! Che schifo sti cani, mamma mia. Forse era un po' troppo. Federin, grazie veramente il bot, che figa. Cioè, se tu veramente sentissi quello che sta dicendo il bot. No, io ringrazio la mia intelligenza. Ah, hop, un altro backstab. Altro che bannato. Proprio, cioè, ti esplode il computer. Sì. Io devo comprare una nuova scheda video. Ah, questa è vecchia. Se riesco, mi compro una 1080, perché mi serve anche per la scuola, perché io farò tecniche della modellazione 3D, devo comprare anche la stampante 3D. La stampante 3D pure. Certo. In totale dovrò spendere un 500 euro per tutto. Secondo me il prezzo più grande ti viene per la scheda video. No. Fidati. Sicuro? La 1080 scontata nel Black Friday, perché sarà scontata, costerà 100 euro. Ma queste le già raccontate, scemo. Not bad. Ho comunque 200 euro, è un prezzo basso. No, almeno non ho la testa per farlo. La alabarda. Altra arma stupida di Dark Souls. Qua ci sono le chiavi per aprire al povero Cristo, infatti. Oh, stai zitto, che l'alabarda è un'arma inutile? Scusami. L'alabarda è un'arma inutile in Dark Souls 3. In Dark Souls 1 era utile. In Dark Souls 1, ripeto. Scusami, ma tu intendi alabarda o alabarda del tipo... L'alabarda! Quante alabarde ci sono in Dark Souls? Boh, io utilizzo solo spade pesanti. Nell'alabarda di Dark Souls 3 sono quella del cavaliere alato, quella di Gundyr e quella normale, più l'alabarda rossa che trovi nelle fognature dell'insediamento dei non morti. Quindi perché Zam è più bravo di voi? Perché non siete a livello di Zama, cazzarola? Quella della Ha soltanto un gioco sulla PlayStation 4 ed è Dark Souls, e guarda caso non ha manco l'online, quindi gioca solo a quello. Non hai l'online? No, ce l'ho online, ma a differenza non lo uso, perché l'ho usato una volta e me ne sono pentito. Come fai ad averlo? Scusami, è impossibile. Cioè, è impossibile, nel senso, sai che devi pagare al mese. Guarda, sì, ma io a caso ho avuto 3 giorni in cui non ho neanche dovuto pagare per quello. 3 giorni in cui ce l'ho avuto e 3 giorni in cui poi mi è scomparso, per cui... Questa me la spieghi?
Come cazzo potrei averlo? Ma scusa, c'è cioè, tipo una promozione. Ma ah, avrei fatto i giorni gratuiti. Ah. Ah sì, bella per Ronaldo. Chi gioca stasera? No, hanno giocato... not bad. Ha giocato Inter contro Real Madrid. Emo, che cazzo è? Non sei, no? Buono, Inter, allora... L'Inter stavi dicendo, carissimo? No, l'Inter purtroppo sta... Anzi, dico purtroppo per i nostri amici interisti che ci seguono. Io, in quanto milanista, dico che l'Inter, per fortuna, sta perdendo tre... Anzi, ha perso 2 contro il Real Madrid. Ed è un... Mi aspettavo molto peggio. Zama, Riccardo, Andrea, non perdetevi questi... avevo fatto una cosa figa e poi ho fatto una cagata atroce, però non sono morto. Sei quasi morto contro il cavaliere alato. Ma non hai visto? Vabbè, avevo fatto 2 backstab di fila veramente carini. Me le son viste invece, fidati. Non ho visto la prima, ho visto la seconda però. Perché non mi si sta riparando Lucicatana automaticamente? Mi fa male la schiena, ragazzi. Sono andato all'ospedale per fare la prova dell'allergia, quella a contatto, e dura 3 giorni. Infatti me lo toglieranno domani pomeriggio. Però ora inizia a fare male, brucia. Perché c'è l'anello del sacrificio? Sì, ce l'ho l'anello del sacrificio, l'ho trovato. Aspetta, ma non era qua? L'hai preso? Sì, l'ho preso. Ce l'ho? Sì, l'ha preso prima. L'ha preso prima, l'ho visto io. L'ha preso prima. Ma l'ha preso prima che combatte. Che sfidasse. Sì, tanto io lo prendo solamente per venderlo. Ma non sta a cantare sto scemo, dai. Andrea, guarda un po' che cosa ho nell'inventario. È un anello bellissimo. Vediamo. Poi Zama, Fede, voi che siete acculturati, uno dei due, sicuramente più di me, Andre. Con la danzatrice, per caso debole a qualcosa? No. La danzatrice è debole all'oscurità. Oscurità. Ma neanche tanto a quella. Allora, la danzatrice devi capire che fa male e basta. L'oscurità fa male solamente alle creature vive o umane. Fa il doppio dei danni. Mi sembra tanto viva. Infatti è una non morta impazzita, piena di problemi. In teoria le armi da concussione dovrebbero farne un bel danno. Sì, ecco, quello sì. Se hai qualche mazza pesante, quelle le fanno un bel male. I miracoli dovrebbero fargli tanto male, ma tanto tanto male. State ridendo perché? Per il bot. No, perché ho detto... Si può dire, questo qua. Io ho detto, il re senza nome in realtà è un nome ed è Ugu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 g
Oh, oddio, mi sono dimenticato dov'era quello imprigionato. Oh no. Oh no, non voglio. No, non voglio. Fede, sono scusato se insulto pesantemente la danzatrice, cioè tanto non è un essere vivente. Certo, certo che puoi. Nel senso, per Twitch si può fare. Non è un essere vivente. Devi specificarlo. Ma no, Maronnu Carmine. E avete rotto! Compro entro domani. Non ho tempo di guardare, sto battendo la striscia. Aia! No, ci siamo uccisi a vicenda. Vabbè, tanto lì il falò. Buono, fa niente. Buono, buonissimo. Denix, come va? Tutto a posto? E zitto, va. Mi sta dando un fastidio, boia. Ho tutta la schiena scocciata, se vi interessa. Ma... No? No. Ma cos'è? Hai tipo delle... Il gioco... Tipo delle no, mi hanno completamente attaccato 4 cerotti con 16 applicazioni e per tutta la zona scapolare sono pieno.
e bruciano, pizzicano e fanno male. Ah, ci credo, ci credo. Stai zitto che non mi stai neanche guardando. Allora, vediamo un po'. Tu vedessi... Cosa sto facendo? No, in realtà no, è meglio se non lo vedi. Porca di quella puttana maiala! Backstab! Kabul Simulator! L'hai mandato giù? No, come non l'hai mandato giù? Ah no, è quello, questo c'era di sotto. Nice. Ok. Ecco l'altro anello più stupido del... L'anello più stupido del gioco è nostro. Fatemi la musica. Cantatemi la musica in coro di Link. Grazie. Taratata. Popolo di ci sei un po' colto di canto quella di Final Fantasy che era ta 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 tan 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 ta ta. Esattamente, sei un grande. Lo so. Non me lo devi dire. Bra! Che bello che è il bot. Che bello che è il bot. Ah, oddio. Ma può anche darsi. Porca puttana. Vede, occhio, occhio, che questo è brutto. Ho cannato un roll. Hai cannato malissimo più di un roll, fidati. Allora, ragazzi, state in silenzio un attimo e sentite dal mio microfono della live. Se avete sentito il rumore che spero che abbiate sentito, era il mio controller. Minchia, l'ha devastato. Quello ha... Mamma mia, no. Questo controller è sopravvissuto a tutte le mie run di Dark Souls. A due guerre mondiali, sorry. Ah, è quel mitico. Sì, è il mitico controller blu. Ma può anche darsi. Guarda Fede, se ti interessa saperlo, il mio, quello con cui ho iniziato a giocare a Dark Souls ed è quello che uso ancora adesso, è completamente pecciato con lo scotch. Ma anche questo, se continuo così, non mi hai preso. Stavo rollando. Oh, brutto. Non si può dire. Ecco, questa volta mi hai preso in pieno, ma non mi è partito il danno. Perché? Gli dei di Dark Souls mi hanno... Bello finire la stamina ma non accorgersene, vero? Gli dei di Dark Souls non ti conviene troppo pregarli. No, esatto, anche perché... Ogni volta che lo faccio succede qualcosa di buono. E non è caritatevole. No! Ogni volta che non fai un non morto fallisce nel vincolare la fiamma. Esatto. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché? È così stupido da battere, ma sto continuando a sbagliare. Allora, no, senza cose il Mimic non lo batteremo mai. Allora, devo battere il Mimic. Allora, lo scudo ce l'abbiamo. Ci manca l'ascia, che vediamo se è più forte, e poi possiamo provare a uccidere la balanzatrice. Possiamo provarci. Io comunque invito comunque Riccardo e Andrea a chiamare qualche loro amico ora, perché comunque a 300 voglio arrivarci. Mancano 5 persone, dovete portarmi 5 persone che lasciano il follow. Non penso che siano molto felici di farlo alle 11 e un quarto di martedì sera. Puoi provarci. Sì, così mi bestemmiano in faccia. No, provaci, tanto cosa... Ah! Puttana! Mi ha visto! Com'è possibile che mi abbia visto? E sono morto. Wow.
Porca, 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 porca! Cosa? Laida. No, mi troppo... No, Zama. Zama? Mi hai stoppato il mio porco. Ops. Dai, Fede, senti, basta cazzeggiare, vai diretto a Vort. Sti cazzi della danzatrice. Aspetta. Aspetta un attimo. No, perché lo uccido sempre il Mimic. Vieni bellissimo. Ucciso. Allora, la prima zona di Dark Souls è sempre quella che mi dà sempre più fastidio, perché è noiosa, ripetitiva e stupida. Dai Fede, eccoti qua. Su, non è difficile. Oh mio Dio, amo i Mimic. Hai visto che salto? Ha fatto, ti è praticamente volato sotto. Mi stai inseguendo? Sì, è dietro di me, vero? Porca troia, dietro di me. È russo. Oh, funziona. Esatto, era un esperimento. Un Mimic mi è caduto sulla testa. Oh. Ma come? Lascia stare, lo vedrai in live. E non mi ha fatto danno, questo è il bello. Vediamo se... Avete visto il Mimic che mi è volato in testa? No, noi lo vediamo in ritardo il video, credo. Mamma mia, esperti di taekwondo, mi dicevano i Mimic. Sì. È stato semplice. È stato semplice. Chi è che non sta guardando più la live? Animali. No, bravo. Io vedo tutto e osservo tutto. Siamo... Quanti siamo noi? In ora. Siamo in 4. Ahia, che male la schiena. Che fastidio. Allora, altare del vincolo... E mettiamo in vitalità. Che ore sono? Manca. C'è ancora un botto di... C'è ancora un botto di tempo. C'è ancora un botto di tempo. Perché, ma voi lo conoscete il l'audio del napoletano che non riesce a dire climatizzatore? No, aspetta, non si può dire napoletano in live. Si può dire no, napoletano sì, basta che non ci associ quindi nulla di potenzialmente offensivo, ecco. Sì. Aspetta, adesso ve lo faccio sentire. No, ve lo faccio sentire io. Che non riesce a dire cosa? Climatizzatore. Calamatizzatore. No, non c'è nulla che mi serva qua.
Napolecani. No, no, non puoi dirlo. Mi dissocio. Ho detto niente, niente di potenzialmente offensivo, scemo. Mamma mia. E chi altro poteva essere se non Andrea, ovviamente. Sempre lui. Ma raga, i cani sono una bella razza. Sì, sono una specie, cretino. Ma vabbè, fa niente. Comunque, signori, credo che sia entrato qualcuno di noi in live. O meglio, nella chiamata, forse. Sì. No. Groovy è il player. Allora. Sì, quello che ti fa partire le canzoni o queste cose qua. Allora, andiamo da Mulit di Lothric, tanto abbiamo lo shortcut. E andiamo a battere la danzatrice col bot, naturalmente. Perché da soli è quasi impossibile. Adesso ci proveremo. Così abbiamo abbiamo gratis delle fiasche, però se lo facciamo, abbiamo tante cose gratuite se lo facciamo. Sì, dai, andiamo per la danzatrice, si può fare. Tutto si può fare nella vita, basta credere in Dio. Tra tutte le persone che potreste credere, hai scelto di credere in Dio. Complimenti, gran bella scelta. E pensa un po', Dio non è una persona. Infatti Dio può essere anche una cosa, Dio può essere tutto. Può essere tutto o nulla. Quindi, esatto, quindi può essere anche nulla, quindi Dio non è... Bra. Visible confused. Bra. Confused Ungabunga. Ungabunga. Hai visto comunque, Andrea? Non mi hai detto nulla del mio bellissimo anello. Io non l'avrei voluto fare, però Zama mi ha costretto. Perché è lui quello che sta decidendo tutto della mia esistenza in questa partita. Ma che anello? Quello del serpente che mi dà più anime. Vabbè, ma quello lì si prende sempre all'inizio. Vedi Fede che lo dicono anche loro. Siete delle merde. E certo, Nabbi. Ce l'ha come livelli. Livelli farmando. E evitando quell'anello. Ci metti meno tempo? Sì. Però non è da uomini. Raga, ci credete che sono riuscito a morire con Vort? Sono riuscito a morire con Vort. Mamma mia, Ricky, fai proprio schifo. Santo Dio. E sono pure di livello 168, Evochiamo il bot. Scusate, 169 livello 169. Ho 43 in forza. Ho 43 in forza e sono morto per volte. Che schifo. Proprio per Vort. Ma proprio per Vort. Santa Margherita. Per Vort. Vuoi davvero evocare Alberto? No, come si chiamava? Albert si chiama. Che tu non sai, ma è una citazione a Dark Souls 2. Sì, Albert il Cavaliere del Leone lo conosco. Che bullismo che gli fa. Ah, frammento di titani. Albert. Merda. Roberto, gli effetti sono altri del bot. Se il bot sapesse cantare. Grande Albert con l'ascia pesante. Bella. Allora, quella là sotto c'è ancora un altro bot. Avete finito di fare i purè? No, scherzavo, i bei ragazzi. Ok. Evochiamo anche l'altro. Tanto se stiamo evocando l'allegra compagnia, evochiamoli tutti. Ok. Chi è? Ah, vuoi fare proprio le cose in grande stile? E certo. Evochiamo anche il maestro spadaccino e andiamo tutti contro la zoccola. Ma guardati. Il maestro spadaccino. Aspetta, scusami, era Patches quello? No, questo è un altro giocatore, non ti preoccupare. Ah no, ecco, mi sembrava... Patches. Si dice Patches e no, perché Patches si incontra molto più avanti. E da quel che so non si può evocare qua.
Non si può evocare. Ok, mi sembra che devo ammazzare la vecchia, giusto? Damn, uno spirito oscuro mi aveva... Uno spirito oscuro mi ha... Mi aveva invaso e poi quando sono entrato nella zona della tipa del... No! Ma perché il fantasma Albert è tornato nel suo mondo? Perché? Ah sì, è vero, perché ogni volta che entri qui dentro lui sparisce, perché in teoria la gente ha provato ad approfittarne cercando di usarlo per la boss fight della danzatrice. Ti posso dire una cosa? Non sta comparendo la danzatrice, perché? Lo so, non sta comparendo perché non ti sei avvicinato abbastanza al catino. Ah, adesso mi sono avvicinato abbastanza al catino. Dai, proviamoci. Vedo come va. Se mi sciotta con un colpo, non lo faccio. Se mi sciotta con un colpo, non lo faccio. Ma teoricamente dovrebbe essere equilibrata la cosa. Se lo fai all'inizio, dovresti... No, ma che cazzo sto dicendo? È Dark Souls. No, dai, è Dark Souls. Ciao. È Dark Souls. Cazzo dico. Io mi sa che ti lascia. No, aspetta, Andre, tu invece non lo lasci, adesso ti diverti con me a guardarlo soccombere la danzatrice. Ah, perché devi sfidare la danzatrice? Sì, bro. Ah, oh merda. Di che livello è? Troppo basso. E invece danno glielo faccio. Mi ha preso, come non lo so. Mi ha shottato. Eh beh, quella presa è micidiale. Ma non so come mi abbia preso, e questo è il bello, non lo so. Oddio, ma no, ma come ti ha preso, scusa? Non mi ha preso. Ma sbaglio, avevi rollato. E infatti mi ha preso rollando, ma lo può fare. Ma ho cannato io. Ma non è un problema, posso ancora... No, aspetta, prima ammazzo Bort, facciamo così, prima ammazzo Bort, sennò sì, diventa un casino. Così almeno ti prendi la braccia con lui e non stai a usarne una delle tue. Ragazzuoli, io vi saluto. No. Ciao, ma Andrea. Ciao. Vediamo se riesco a farlo. Vediamo se riesco a farlo anche con lui il giochino. Non ci riesco. Ah. E invece sì. Peccato. Ce l'avrei fatta perché il danno c'era, Il danno c'era poco, ma c'era. L'avrei buttata. Lei, se non sbaglio, però è immune al sanguinamento. No. Teoricamente no. Chi è che continua? Ah, sei tu. Teoricamente no, non è immune al sanguinamento. Dici, io credevo. O è resistente. Comunque non c'è debole sicuramente. Almeno perlomeno è resistente. Sì, va bene. Eccolo qua a Vort. Sto laggando, niente. No. Sto laggando, non so perché. Sì, Fede, sto laggando abbastanza, onestamente. No. Non ho sbagliato quei roll. Mamma mia. Hai degli FPS bassissimi. Te l'ho detto, è il ladro. No. Sant'Ignazio di Loyola para Ponzi Ponzi Po. No. Zama, ho capito che ce li ho bassi in culo gli FPS. Oh, quanta pazienza. Vero. Tanta Vero. Pazienza. Soprattutto col ladro. Dio mio, Riccardo, ti odio. Zama, ti odio.
c'entro io, scusami. Ti odio anche a te. È Andrea l'incompetente qua, mica io. È vero, Andrea l'incompetente. Dai, attaccami, attaccami, fai vedere la magia. E invece... E invece no. Ho bisogno di un po' più di... Tanto, dove sono i bot l'ho fatto vedere, quindi potrei far evocare un giocatore per farlo vedere perché ho messo l'opzione tutorial. Non so perché sto laggando così, però. Ma non lo so, è proprio, negli ultimi, è proprio nel mezzo dello scontro che si è... Che è iniziato, sì sì. Ma tra l'altro sembra soltanto in quella zona, perché qua adesso invece sta scorrendo abbastanza. No, no, c'è stato un lag anche qua. C'è un laghettino anche qua. Considera che io sono rimasto un po' indietro e sto vedendo che sei ancora... Stai evocando questi fantasmi, per cui... Ah, sì sì, ma il ritardo è giusto. Hai appena recuperato le anime. È morto. È morto. Sembra tutto ok comunque. Minchia, al secondo tentativo, cioè è vergognoso. No, beh, a parte quello che io dicevo a Fede, non dico che sia tutto ok, però sicuramente è laggato di più. Lanciava qualcosa? Bene, signori, io... Signore, che stai cazzo, io vi saluto. Che sono stanco. Va bene, dai, ci risentiamo nei prossimi giorni allora. Dai, ciao ciao. Ciao Fede, Zaman, ciao. Fede, scusami, bocca al lupo per i sub. Grazie mille. Ciao ciao. E così rimasero in due. Beh, Fede, ad ogni modo... Merda! Mi ha ucciso, porca troia. Ah, ti ha ucciso qua nella seconda fase quando impazzisci. Sì, ma gli mancavano 2 PS perché non ho fatto in tempo a ucciderlo. Sei balzato indietro anziché di lato qua. Sì. Ho sbagliato. Se sbagli ancora. No, va bene. Ma succede qua. Massimo, io voglio ammazzare lui e riprovarci con la danzatrice, poi posso chiudere la live. Guarda, io credo di poterti fare compagnia al massimo se mi prometti che adesso a questo tentativo riesci a battermi Vort. Perché poi dovrei andare anch'io. Un po' improbabile, lo sai. Col ladro è molto difficile. Lo so, direi che me ne sono accorto. Porca troia. Poi mi ha fatto scegliere... Vabbè, no, quello ma non c'entra nulla. Non ci ho mai messo così tanto con Vort. Mai. Peraltro ho una fiaschetta di Estus che non ho ancora usato. Quindi io... Sì. Ah, la scheggio? Ho ancora una scheggia di Estus. Ma pensa a te. Bra. Bra, veramente. Allora. No, lo voglio sconfiggere da solo, ci posso riuscire. Con tante cattive intenzioni, tanta vasellina ce la posso fare. Ciao, bastardo. No, no, sta laggando. Merda, ha tirato una laggata. Ma perché sta tirando una laggata qui con Vort? Magari c'è qualche... Potrebbe anche essere magari in parte l'area, perché tranquillamente l'area di Vort è una delle aree meno... Meno patchato del gioco assieme al forte di Farron. Vero. Ma non l'ha mai fatto. Penso che sia un po' la connessione internet stasera. Dici magari qualche interferenza, ma così grave? Sì. È Vodafone, quindi sì. Ah, ok.
Allora senso. Caricami, bravo. Ok, inizia la seconda fase. Adesso dovrebbe essere facile. No, non è facile, è molto più difficile. Soprattutto se sbagli a curarti come ho fatto io ora, diventa difficile. Devi giocare con Bort in seconda fase, devi giocare di tempistica. Cazzo, ti è proprio... Devi giocare di tempistica con Bort. Non mi ha... Ma mai nella vita. Mai nella vita. Battuto. Sì. Sì. Perfetto, oh, ok, perfetto, visto anche io. Oh, ce l'abbiamo fatta. Sì, ma non è difficile. No, però l'hai legato parecchio. Ma a parte questo, non è stata una serata molto... No, diciamo che sei stato anche tu abbastanza sfortunato per molti aspetti. Proprio scegliere il cazzo di ladro, ma santo iddio. C'era qualsiasi cosa, c'era letteralmente qualsiasi cosa. Accettavo anche l'Araldo, guarda. Accettavo anche l'Araldo. Scusa, ma dovevamo renderti il gioco un po' difficile. Sì, lo porterò ogni sera, sei felice. Guarda, sono al settimo cielo. Allora, lo porterò ogni sera e lo faccio con voi. Allora non sono neanche più evocabili, quindi la c'è l'unico boss di Dark Souls che non puoi fare con fantasmi interni nel gioco. Non è vero. Oh sì. Sì. No, era entrato lo spadaccino, era entrato. Lo spadaccino era entrato. Allora, andiamo di qua. Lo spadaccino è entrato, ma viene considerato come un boss per Vort, non propriamente per la danzatrice. Ma sì, questo lo so. Allora, adesso per la gioia divina delle mie sinapsi, andiamo a recuperare quel falò lì, là in fondo. Quella è tutta un'altra zona. Potremmo farcelo l'albero. Per me non c'è nessun problema. No, io invece non credo... Cioè, o speedrunni tutto l'insediamento, ma non ne vale assolutamente la pena. Fare l'albero? No, l'albero lo faccio sempre. No, ma sì, ma a parte quello, ma nel senso devi speedrunnare tutto l'insediamento. Ma no! È un bel centro di farming. Lo so bene. Allora, a parte quello, che la cosa più brutta è se mi invadono ora. Ma se mi invadono mi lascio uccidere. Non ho tempo, né voglia, né pazienza di fare qualcosa. Soprattutto perché non ho ancora sviluppato la mia parte da piromante, che svilupperò fra poco. Perché qui si sviluppa la piromanzia. Qua ci sono i doggy, perché i cani sono veramente belli in Dark Souls. Questi cani... Tu dovevi vedere Riccardo, perché quando ero a casa di Riccardo, dai, gioca, mi sono messo i miei guantini belli, i miei guantini sexy che uso sempre quando ho freddo alle mani e voglio giocare a Dark Souls. Sì. E gli ho fatto quei due boss lì. Non ne avevo idea. Poi tre boss gli ho fatto. No, tu lo sai. Gli ho fatto gli ho fatto l'armatura della Mazzadraghi al secondo. Al primo ho fatto Gundyr. E al terzo ho fatto il Oseiros. Nice. Perché lui aveva sì un... Perché aveva il piromante, però aveva fatto una build di merda, perché, mischiare così il piromante non è
non è giusto. No, più che altro so che lui appunto ha dato troppo importanza al lato... Sì, alla, perché... Allora, se Riccardo avesse giocato Dark Souls 1, saprebbe che, per certo che quello che stava facendo non è sbagliato, ma per Dark Souls 1. Perché Dark Souls 1 la piromanzia non scalava in nulla. Ah no? Eh no, non scalava in nulla. Non scalava proprio in nulla. Quindi, per cui era libero di fare un po' quello che voleva. Quindi, tu sai chi è Big Daddy? Il Big The Big Daddy? Sì, sì, lo conosco, quello che usa la maschera di la maschera okay. del padre. Lui è un girato. Guerriero piromante. Ma pensa. Sì, ho presente. No, presente allora presente, sì. Lui è veramente forte perché è riuscito a miscelare le cose, ma ce n'è. Ok, siamo a questo falò. Senti, io mi sa che stacco a questo punto. Aspetta, che chiudiamo. Chiudiamo facendo le ultime cosine. Ok, l'anima di Vort ci dava qualcosa? No, non ci dava nulla. Ci dà la mazza e l'anello. L'anello cosa faceva? L'anello ti ripristina i PV ad ogni attacco consecutivo. Mio. Mio. Ok, l'aumento Estus. Ok. Cosa ci mancava da fare nell'insediamento, nella prima zona? Nulla. No, ah, ma io non ho ancora il non ho ancora il ricettacolo. Eh no, la cosa è vero, la fornace. No, è vero, perché la prendi battendo l'albero. Mm. Allora. Posso aumentarmi un livello? Lo aumento in tempra. La vita può aspettare. Sì. Mi serve rollare. Vendere oggetti? Sì. Vendi oggetti, vendiamo l'anello. Quello che si rompe. Quello lì. A parte che abbiamo tre pantaloni uguali. Vendiamo l'anello del sacrificio. Uh-huh. E abbiamo 5. Non è vero. Mi hai trollato. No, però possiamo farci un livello. Armonizzazione, intelligenza, vita. Uno in vita. 27 punti in più in vita non fanno mai male. Infatti si nota subito la differenza. Bene, Allora, carissimi miei, io direi di mettere just chatting. Allora, mettiamoci così e chiudiamo la live. Siamo a livello 20, abbiamo fatto 1 ora e 39 di partita. Pensavo di fare di più, ma non ho voglia. Beh, come dire, comunque 2 ore intere di live non sono male. Sì, 1 ora e 39... Due boss, non siamo speedrunner, non stiamo facendo lo speedrunner con un personaggio che non abbiamo mai giocato. Abbiamo fatto abbiamo fatto tutti gli obiettivi principali, tranne la danzatrice, ma la danzatrice o la batto offline, che sarà molto probabile che io mi metterò a botterla offline, o non la battiamo e andiamo avanti e la facciamo in ordine, ragazzi. Dai, allora, io ringrazio tutti quelli che sono passati, ringrazio chi ha donato, chi si è followato, chi ha lasciato la sub, e a tutti gli altri Rassuoli. Io ringrazio Zama, Riccardo e Andrea che hanno voluto partecipare e chiacchierare. Tutti insultiamo Andrea, hashtag Andrea fai schifo a giocare a Dark Souls, perché dici cagate. Tutto, lo voglio tutto scritto in ogni video, questa live sarà ricaricata. Ringrazio Tafuro che all'inizio della live mi ha aiutato 30 secondi anche se ero impegnato. Non so se cancellerò... Bravo Zama. Io non so più cosa dire, quindi buonasera, buongiorno, buon pomeriggio. Da Rich è tutto. Out.